sognare dei cambiamenti e partecipare, attivarsi, non solo è importante, utile, ma è possibile. Sono Tommaso Salaroli, ho 22 anni. Scomodo è un mondo complesso, è una galassia complicata da descrivere. C'è un giornale al centro di questo, intorno a una comunità di oltre 1000 ragazzi e ragazze a Roma, Milano, Torino e Napoli. Scomodo nasce da un'idea mia, di un mio compagno di scuola all'età di 17 anni, io, lui 16, con l'obiettivo di costruire un po' la comunità di cui sentiamo la mancanza in città e di riunire voglia, idee, passione e passioni dei nostri coetanei in un progetto concreto e che poi concretamente potesse costruire delle cose per noi in città. Facciamo questa rivista di carta, la più stampata e letta d'Europa, tra quelle indipendenti e fatte da studenti, e abbiamo promosso e secondo me educato alla lettura, all'approfondimento e anche alla selezione delle notizie decine di migliaia di ragazzi negli anni. Abbiamo stampato e distribuito gratuitamente 280.000 copie di una rivista di qualità, ben fatta e scritta da centinaia di ragazze e ragazzi sparsi per l'Italia. In 5 anni dimostrato che sognare dei cambiamenti e partecipare, attivarsi, non solo è importante e utile, ma è possibile. Le notti scomode sono delle iniziative quasi sempre illegali organizzate nelle nostre città per connettere i ragazzi e fargli vivere esperienze collettive, innovative, un po' fuori dalle righe, in spazi abbandonati che occupano le nostre città. Nelle notti scomode, che poi hanno la forma di notti bianche della cultura, sono dei piccoli festival quasi direi, che durano una notte e ai quali partecipano migliaia di persone ogni volta. La più grande parteciparono 6.300 persone. Sogna di diventare un giorno uno strumento sostenibile anche nella vita delle persone che ci lavorano tutti i giorni per resistere nel tempo ed essere in grado di garantire il ricambio generazionale che fin qui ci ha caratterizzato. Insomma, niente, di rimanere più o meno la stessa cosa, utile alle ragazze e ragazzi oggi, domani e tra 50 anni.